accorta che sì, ho registrato tutto il procedimento del bollito, ma non ho fatto la parte dei saluti, cioè proprio volevo pubblicarlo così alla buona. Eh no, E quindi cavolo. Niente che dire, ragazzi. Ciao a tutti. Stavo scherzando, rieccomi, mamma, come sono burlona. Da come potete vedere dal titolo, ho fatto il bollito in questo video, quindi vedrete tutto il procedimento del bollito fatto da me, più che altro fatto da mia sorella, perché in realtà le mani che vedrete in video sono le Le sue. mani sono di mia sorella, Però ovviamente c'ero anch'io che filmavo e che le dicevo anch'io gli ingredienti, insomma, che bisognava mettere. Abbiamo fatto la spesa più o meno insieme, quindi insomma, abbiamo deciso insieme, però. Cucinare ha Io cucinato sincerei. veramente il bollito, non l'ho mai fatto, l'ho mangiato qualche volta in giro per ristoranti, ma effettivamente non avevo mai provato a riprodurlo E in quindi casa. l'altro giorno ci siamo dette: ma perché non proviamo a fare il bollito noi? Ma sì, dai, perché no? E lei è partita a fare la spesa qua e là, ci siamo messi d'accordo con gli ingredienti, quindi non abbiamo preso la testina, la lingua e un po' di cose così, però diciamo che gli ingredienti ci sono ed è Ah, venuto proprio ovviamente, bene. per Per chi chi non sapesse cos'è il bollito, praticamente è un secondo fatto di vari tagli di carne e si usa principalmente, almeno da quel che so io, in Veneto, in Piemonte, dov'è che era? In Emilia Romagna sono quasi sicura. E forse c'era anche un'altra regione famosa per il bollito, ma in questo momento non mi viene in insomma. mente. È un piatto principalmente invernale, perché comunque solitamente si serve in un brodo molto molto caldo, e con delle mostarde, con delle salse particolari. E, che dire, a me piace tantissimo e sinceramente lo mangerei anche d'estate, ma forse è un po' impegnativo. Che dire, Beh. amici, Vi lascio direttamente al video, noi ci vediamo la prossima volta e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella perché ne vedrete delle belle, perché già dalla settimana prossima uscirà un altro video, sempre credo verso mercoledì. Quindi e per chi seguitemi. volesse, sono anche su Instagram e Facebook, che non dimenticate, è importante anche quello. Alla prossima, zai cien! A few moments later.